Qui ci troviamo davanti Palazzo Palladini, che è la sede che ha ospitato il progetto appunto Italian Pop Surrealism, quindi quella che è la nostra mostra di arte contemporanea, curata da Andrea Oppenheimer con il nostro appunto sostegno dell'Associazione Culturale del Laboratorio. Gli artisti che sono presenti qui in mostra sono cinque, quindi ve li cito: sono Dilka, Erika Galardo, Ania Tomicka, Bafefit e Paolo Petrangeli. Mentre altre sedi espositive si trovano sempre nel centro storico di Pescina, appunto in via Malvezzi, proprio a Palazzo Malvezzi. E lì possiamo trovare opere di Gianni Colangelo, Antonella Palombizio, Digital Face e Giampaolo Addari. Il Festival Apertamente è dedicato a Raffaella d'Arcadia. E Raffaella è una ragazza scomparsa da qualche anno, era un'amica e una sorella per molti di noi, e la scelta di dedicare a lei il festival è scaturita indubbiamente dall'affetto che ci ha legato e che ci lega a lei, ma soprattutto dalla volontà di riportare all'interno di questo gruppo di lavoro, e un po' anche nell'anima del festival, alcune delle sue caratteristiche peculiari, che erano la solarità, la voglia di vivere, l'affabilità nei confronti degli altri. E ci piace pensare che all'interno di questo gruppo di lavoro queste caratteristiche poi possano essere mantenute, poi si trasformano in passione, in capacità di collaborazione e in amore poi anche per il territorio e nella voglia di proporre, ecco, qualcosa di nuovo. Nell'ambito della rassegna Apertamente 2012, come direzione artistica abbiamo avuto la possibilità e l'onore di ospitare appunto quella che è una corrente di arte contemporanea, appunto il pop surrealismo, che è, come anticipato Andrea Oppenheimer, la curatrice di questa mostra, è appunto una corrente surrealista influenzata, comunque rivista in chiave moderna. Il Festival Apertamente quest'anno ha voluto invadere un po' questo bellissimo centro storico di Pescina. E sono stati utilizzati infatti diversi spazi all'interno del borgo antico, e qui ci troviamo in uno degli spazi che ospita i quadri, le sculture di due degli artisti che sono stati presentati dal laboratorio fuori catalogo, e in particolare parliamo di Gianni Colangelo e di Antonella Palombizio. E in altri spazi troviamo le opere di altri artisti che vanno dalla scultura alla pittura alle installazioni video. E ve li cito brevemente: Filippo Dorisio, Danilo Di Nicola, Davide Mancini, Silvia Fautilli, Francesca Vitale, Giampaolo Addari, Digital Face e X. Alcuni degli artisti ci hanno portato delle opere che sono state esposte in pianta stabile, altri intervengono durante gli altri eventi afferenti al festival, musicali e teatrali, tramite delle estemporanee. Quindi abbiamo tentato di rendere un po' più viva anche la parte dell'esposizione artistica. Ecco. Ci troviamo in un'altra delle stanze che ospitano una parte della mostra all'interno del Festival Apertamente, con le opere di Giampaolo Addari. All'interno di questo spazio si è svolta una performance chiamata appunto La Gabbia, che è uno degli eventi, diciamo, che ruotano intorno all'esposizione artistica permanente, perché Apertamente ha previsto, oltre alle esposizioni, anche una serie di eventi, una serie di concerti che vanno dal jazz con Elena Biorcati in The Iris, la Beats Band e la band di Paolo Incani, al rock con i Double Malt, le Stereotipe e i Chiasma, fino ad arrivare allo ska con Les Escargots. Oltre alla musica proponiamo degli spettacoli teatrali. Ve li cito brevemente: la compagnia Fluxus presenta lo spettacolo Parigone 22, la compagnia quindi di Archife presenta Cronica Gotica, c'è poi un altro
con la cronaca di una crisi annunciata a cura di TNT Produzioni, per finire con una serata che prolunga un po' il festival al di là della settimana di esposizioni, in occasione della commemorazione di Ignazio Silone, che è la rappresentazione in verso libero Carmen Levare, il cammino.